siamo ovviamente contenti di aprire le presentazioni dei giocatori. Dicevo come battuta che si parte sempre dai più importanti, che era una battuta fino a un certo punto, perché le aspettative e le, diciamo, la volontà della società di puntare sempre in alto si sposano, credo, perfettamente con un profilo di un giocatore che ha calcato di più la Serie A1 come parquet che non la A2, quindi diciamo sicuramente un livello di gioco, di compressione del gioco e di crescita molto molto alto. E siamo contenti che Raffa e Renato abbiano trovato l'intesa per portarlo a Forlì, e questo significa probabilmente che anche da fuori Forlì è vista come una piazza ambiziosa e in grado di raccogliere, e speriamo arrivare a risultati sempre più prestigiosi. Grazie Steel Pool, perché bisogna ringraziare. Queste parole voglio collegarmi subito con quello che ha citato Marco in ultima analisi, la soddisfazione per un'azienda forlivese che riapre una piazza importantissima come quella di Milano e il Palalido per tutto quello che sta nella pallacanestro. Ecco, questi signori producono involucri, lo scheletro di certe, diciamo, costruzioni, di certe, diciamo, ambientazioni a livello sia industriale e di un certo standing. Lo sforzo che abbiamo fatto è quello di cercare di capitalizzare le cose che l'anno scorso erano state un po' carenti. Ecco, si è creata una squadra completa, uno scheletro completo, una squadra fatta di 10 elementi intercambiabili dove tutti possono ambire a giocare uno starting five e comunque dare una mano a coloro che giocano un po' di più. E Rafa è, nell'ambito della pallacanestro, sicuramente un atleta di primissimo piano che molti ci invidiano. Noi abbiamo fatto come fondazione un passo importante nella sua scelta. La logica è quella di avere un giocatore estremamente duttile, un giocatore molto veloce, un giocatore che può coprire vari ruoli e di cui noi andiamo orgogliosi. Io ho percepito un senso di responsabilità enorme fin da quando l'ho allenato 12-13 anni fa. Mi rendevo conto che avevo in mano un cavallo da corsa e un giocatore dei quali non mi potevo permettere di non portare ad alti livelli. E devo dire che Rafael mi ha sorpreso, perché è andato anche oltre le mie aspettative. È un lavoratore, un giocatore che parla poco, un friulano da questo punto di vista, che è un complimento, uno che va, lavora, testa bassa e si dedica al lavoro. Siamo andati su Rafael in maniera determinata e decisa, senza avere un'alternativa, perché pensiamo che lui sia il giocatore in quel ruolo lì dominante in questa lega qui. Ho visto dalla prima settimana di lavoro che Rafael si è calato in questa realtà nella maniera più giusta, più adeguata, mettendosi a disposizione della squadra, mettendosi a disposizione dell'allenatore, con l'umiltà giusta, con la volontà giusta, pur riconoscendo che lui avrà un ruolo importante e dal quale sono sicuro che non si tirerà indietro. Volevo partire ringraziando Renato Pasquali, il coach Antimo, la proprietà e tutti i soci che mi hanno voluto fortemente qui. Questo per me è stato sicuramente motivo di orgoglio per una piazza storica che negli ultimi anni ha fatto così bene. Quindi quello che posso dire è che cercherò di ripagarli col massimo impegno, serietà, lavorando duramente tutti i giorni. Detto ciò, devo dire che in queste prima settimana e mezza, 10 giorni di lavoro, ho trovato veramente una situazione ideale per me, perché come hanno ribadito più volte coach, Renato e anche la proprietà, loro scelgono prima le persone che i giocatori. Questo fa sì che si crei un ambiente di lavoro estremamente armonioso, molto competitivo ma armonioso, dove si può lavorare davvero bene, e quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare una grande stagione. Sono carico, contento e ho sensazioni molto positive.